L'azienda è nata a Volargne, in provincia di Verona, all'inizio degli anni 60, grazie all'idea dei due fondatori, Pietro Butturini e Laris Desto, che ebbero l'iniziativa di industrializzare un prodotto fatto di marmo e di cemento al tempo, che avesse l'aspetto della palladiana, che era il pavimento in voga per l'applicazione residenziale al tempo, e quindi fornire ai posatori delle mattonelle che fossero pronte per la posa. E da allora ovviamente è passata parecchia acqua sotto i ponti. Con il tempo l'azienda ha sviluppato prodotti diversi, non si lavora più con il cemento come legante, ma si lavora con la resina poliestere, non c'è più un solo prodotto a base marmo, ma ci sono prodotti a base quarzo e prodotti a base marmo, e si ha una gamma di applicazioni più ampia, che va dalla pavimentazione all'edilizia in genere ai piani cucina. Esportiamo in questo momento in tutto il mondo, esportiamo in 70 paesi. I mercati di riferimento sono essenzialmente l'Italia, l'Europa intesa come comunità europea, ed il Nord America, Canada, Stati Uniti, ma non dimentichiamo i mercati molto importanti e con una buona prospettiva come la Cina, come l'Australia, come Sud America. La mission aziendale è quella di fornire un prodotto tecnicamente all'avanguardia, sia da un punto di vista appunto tecnico che da un punto di vista estetico. Poi noi come azienda cerchiamo sempre di avere un mix di clientela, sia da un punto di vista territoriale che da un punto di vista di segmento di mercato, che ci permetta di bilanciare la produzione e anche di seguire i mercati di riferimento nella loro evoluzione. Ancora oggi non abbiamo delocalizzato la produzione. La produzione, la ricerca, gli uffici commerciali, la spedizione è tutto basato a Verona, e facciamo del Made in Italy e della bandiera italiana un nostro marchio di riconoscimento, e vediamo che paga. C'è una quota sempre maggiore di clientela che cerca il Made in Italy, il vero Made in Italy, disposta a pagare per il Made in Italy, sia perché riconosce la qualità, sia perché riconosce il design. I nostri progetti futuri, noi essendo una fabbrica, parliamo essenzialmente di miglioramento tecnico della produzione, quindi costante investimento nell'ammodernamento dei macchinari, e anche investimento in nuovi macchinari che ci permettano di aumentare la capacità di produzione e quindi seguire quella clientela crescente che ci domanda sempre più prodotti Santa Margherita.